È evidente che il penale è competenza degli stati, però l'Ungheria ha aderito alla Convenzione, come tutti i paesi che fanno parte dell'Unione Europea dei diritti dell'uomo, e specificamente questa proibisce la tortura, i trattamenti disumani, ed è stata più volte condannata per aver invece violato. A livello interno dell'Unione Europea, questo è un problema che riguarda lo Stato di diritto, che è invece competenza dell'Unione Europea, quindi il rispetto delle regole democratiche dello Stato di diritto, di cui, le regole di detenzione dei detenuti e anche le regole processuali fanno parte, l'Unione Europea può, e d'altronde lo ha fatto finora, bloccando i fondi all'Ungheria o attivando anche l'articolo 7. Questa è una delle tante violazioni dello Stato di diritto dell'Ungheria. Noi la solleviamo perché apre uno squarcio non solo sulle cose che ci erano più evidenti, che già conoscevamo, ma anche uno squarcio anche su condizioni interne, perché qui si tratta di una nostra cittadina, ma certamente ci sono molti cittadini ungheresi e no che sono detenuti nelle stesse condizioni che appaiono contrarie alle regole, al pilastro dei diritti dell'Unione Europea, a tutte le regole dello Stato di diritto.